Noi Tech Park di Bolzano, 12 ettari complessivi che vedranno un costante sviluppo nei prossimi 15-20 anni. Dal 2018 vi troveranno sede 60 aziende affiancate da Libera Università di Bolzano, Eurac Research, Fraunhofer Italia, Agenzia Casa Clima, Centro di Sperimentazione Limburg, Eco Research, così come BLS, IDM e Artigiani dell'APA. Inaugurazione in grande stile per quello che si candida a diventare punto di riferimento per la ricerca e l'innovazione in ambito euro-regionale. È stato il presidente della provincia di Bolzano, Arno Compacer, ad accogliere la sottosegretaria alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Maria Elena Boschi. Le aziende possono usufruire di servizi per l'innovazione e hanno a disposizione un'infrastruttura per ricerca e sviluppo, in primis circa 30 laboratori. Oggi finalmente si alza il sipario, siamo orgogliosi anche del fatto che si sono rispettati sia i tempi ma anche il budget, questo è importante, e adesso abbiamo questo nuovo polo tecnologico, noi, che sarà il luogo dove si incontrano le aziende, gli istituti di ricerca, l'università, per sviluppare i loro prodotti, per fare ricerca assieme e ovviamente per essere più competitivi sul mercato europeo. Il fatto che le nostre aziende potranno in futuro sfruttare questa possibilità di poter collaborare con gli istituti di ricerca e soprattutto sfruttando anche le strutture, 30 laboratori e tanto know-how, li rende più competitivi, e questo vuol dire che non creiamo soltanto posti di lavoro qualificati qui nel parco, ma soprattutto in tutte le aziende che lo sfruttano. Immancabile taglio del nastro per un centro di ricerca che si orienta su settori chiave per l'Alto Adige, tecnologie green, food e alpine, nonché sul settore dell'automazione. Un grande apprezzamento per il lavoro che ha fatto la provincia di Bolzano, con un investimento così poderoso in termini finanziari, ma anche con la capacità di rispettare i tempi e con la capacità di mettere insieme anche energie del mondo del privato. Un bellissimo progetto che oggi diventa realtà con l'inaugurazione, quindi una festa per tutti, anche se il progetto è ambizioso, quindi sappiamo che crescerà nei prossimi anni, e io credo che possa diventare un bel punto di riferimento non soltanto per l'Alto Adige ma per tutto il nostro paese e anche per l'Europa, perché comunque mettere insieme ricerca, innovazione tecnologica, green, food, quindi tenere insieme la tradizione, la storia e il futuro, credo che sia una ricetta vincente e rientra nei grandi progetti di sviluppo sostenibile di questa provincia. Il Tech Park sarà una piattaforma di interscambio tra le buone pratiche imprenditoriali, di innovazione e di ricerca scientifica. A facilitare questa missione saranno la posizione di cerniera dell'Alto Adige ed un territorio attento all'ambiente. La particolarità di un parco tecnologico è che qui ci sono tre attori indispensabili per poter parlare di un parco, ossia le imprese, gli istituti di ricerca e l'università. E loro tre sfruttano i tre elementi che ci sono in un parco, sono laboratori, noi qui avremo oltre 20, servizi e cervelli, e l'insieme di questo fa sì che, poi parliamo di un parco, loro interagiscono, si rafforzano a vicenda e quindi questo aumenta la competitività di loro e del nostro territorio. Il nome del Tech Park non è casuale, noi significa coabitazione tra montagna e sviluppo, ma indica anche lo spirito inclusivo di questo progetto, che vuole integrare centri di ricerca pubblici, imprese innovative e laboratori di ricerca applicata con il tessuto urbano. È proprio una giornata molto importante per noi come IDM Alto Adige, perché il Noi Park sarà un posto dove si incontra l'università, la ricerca, l'economia, le imprese. Proprio in questo ambito vogliamo creare la possibilità di sviluppo, la possibilità di innovazione. Particolarmente ricercata la soluzione architettonica del nuovo Tech Park. Elementi di spicco e rispetto delle strutture originarie permettono di compiere un vero e proprio viaggio nella storia industriale della città capoluogo. Di fronte all'entrata svetta la torre piezometrica, trasformata in opera d'arte contemporanea. Di notte una illuminazione da set cinematografico esalta le dimensioni del sito. È molto importante per il Sud Tirolo un centro così innovativo per l'innovazione, la ricerca, per lo scambio tra studenti, tra l'università e le imprese. Tutte le informazioni sul nuovo Tech Park sono a disposizione sul sito internet noi.bz.it.